Buonasera Londra, parlo piano perché c'è di là Aria che dorme. Adesso appena finisco il video vado anch'io e non mi sveglio più. È stato un anno veramente molto molto interessante, mi sono rivisto il video che avevo girato qui l'anno scorso e mi sono reso conto che in un mese facciamo quasi tutto quello che avevamo fatto l'anno scorso in 12. Quindi la crescita che abbiamo avuto è stata veramente enorme. Grazie a tutti voi che ci seguite. Ci tenevamo però a dirvi una cosa, c'è molta aspettativa per il libro che stiamo per far uscire, siamo molto contenti di questi, ma veramente non aspettatevi chissà che cosa, non perché sarà brutto, ma perché scrivendolo, prendendo dagli altri libri, ci siamo resi conto che ci sono veramente tantissimi testi interessanti. Che cosa possiamo avere noi più degli altri? Niente. Forse semplicemente avendolo scritto dopo lo possiamo riscrivere in un modo più semplice e più diretto. Ecco, siamo dei pigri e quindi piuttosto che mettervi 10 pagine per dirvi una cosa, ci abbiamo scritto una riga. Quindi il testo veramente sarà un concentrato di libri, ci saranno dentro una ventina di libri sull'alimentazione e sulla nutrizione, e troverete tutte le cose interessanti. Abbiamo fatto anche un lavoro di pulizia, non è stato importante soltanto scegliere che cosa mettere, ma anche che cosa non mettere, per non sviare il lettore verso cose che vengono magari reputate importanti, ma in realtà non lo sono perché sono delle trovate commerciali che non trovano una conferma a livello scientifico. Se possiamo vantarci di avere qualcosa è quella di riuscire a fare collegamenti, perché quando studiate, se quello che state studiando non lo collegate con altro, non ha nessun valore, soltanto nozionismo. Se invece le nozioni apprese si collegano tra loro e c'è un ponte tra teoria e pratica, allora quello ha realmente valore. Facciamo un esempio. Chi ci segue sa che col digiuno intermittente il metabolismo si alza, ma se andiamo a vedere i sacri testi della nutrizione leggiamo che dopo 24 ore, se non abbiamo mangiato o abbiamo assunto meno di 1800 calorie, il metabolismo è già calato del 5%. Ma come chi sostiene del digiuno intermittente dice che il metabolismo si alza e i sacri testi della nutrizione si dice che si abbassa del 5%. Chi ha ragione? Ha ragione chi è padrone dei concetti. Noi sappiamo che il 10% del nostro metabolismo è dato dall'azione dinamico specifica, cioè del digerire ed assorbire i nutrienti che abbiamo preso con il cibo. Quindi 10% deriva da quello. È logico che se noi non mangiamo, teoricamente il metabolismo dovrebbe scendere già in 24 ore di un 10%. Non scende di un 10%, ma solo di un 5%, perché l'effetto delle catecolamine lo tiene più attivo e quindi lo alza. Così, a seconda di come guardiamo i dati, a seconda di come sappiamo collegare i dati, sappiamo che è vero che dopo 24 ore, 18 ore che non mangiamo il nostro metabolismo sta già scendendo, ma sta già scendendo perché non introducendo il cibo è assolutamente normale perché non abbiamo più quel 10%. Ecco, questo è il Project Invictus, divertitevi durante l'estate, ci rivediamo a settembre e ricordatevi sempre che se uno conosce, sceglie, altrimenti crede di scegliere. Buon'estate!